La formattazione di Aruba Key comporta la cancellazione di tutti i dati presenti all'interno del dispositivo e il ripristino delle impostazioni iniziali. Prima di effettuare l'operazione, esegui una copia sul locale dei documenti contenuti nella cartella Documenti. Per iniziare, accedi da Risorse del computer. La procedura di accesso può variare a seconda del sistema operativo in uso. In questo tutorial sto utilizzando la versione di Windows 10 Pro. Esegui una ricerca dal tuo computer. Clicca su Questo PC. Seleziona il dispositivo corrispondente ad Aruba Key, quindi clicca con il tasto destro e seleziona Formatta. Alla finestra visualizzata, assicurati che le opzioni di formattazione corrispondano a quanto mostrato e clicca Avvia. Clicca OK. Al termine della formattazione si visualizza il messaggio di conferma. Clicca nuovamente su OK. Chiudi la finestra. Una volta completata la formattazione di Aruba Key, bisogna eseguire il ripristino del software. Per farlo, accedi al portale Aruba Pack dall'indirizzo www.pack.it. Dalla voce di menu Gestione e supporto, seleziona Firma digitale e clicca su Download software e driver. Apri il menu Software per la firma. Scarica e salva il software in base al sistema operativo che stai utilizzando. Decomprimi il file zip, apri la cartella. Lancia l'installazione dell'update con doppio clic sul file eseguibile. Prima di procedere con l'installazione, assicurati che la lettera dell'unità inserita all'interno del campo sia quella corrispondente alla Aruba Key. Poi clicca su Extract per concludere il processo. Attendi il completamento dell'installazione, che termina con la chiusura automatica della finestra di estrazione. Una volta concluso il processo, accedi nuovamente a Risorse del computer. Seleziona il file autorun.exe per avviare Aruba Key. Visualizzerai la barra degli strumenti. Il ripristino del software è andato a buon fine.